Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale Tarocchi e Polveri di Stelle. Volevo intanto ringraziare chi si è iscritto al canale e a chi si iscriverà al canale. Volevo dirvi che per consulti privati dovete scrivere a itarocchipolveridistelle@gmail.com. E volevo dirvi che volevo fare con voi un video su che cosa vuole da me una persona, una determinata persona, amico, familiare, un ex, che cosa vuole da me. Vediamo un po'. Le varianti sono tre. Abbiamo le bolle di sapone, l'elastichino azzurro e il pennarello viola. Fate la vostra scelta e andiamo subito a vedere. Allora, quindi sapete che se non vi faccio venire il mal di mare almeno una volta io non sono contenta. Lo andremo a vedere con le sibille. Quindi vediamo un po' per le nostre bolle di sapone. Quindi, che cosa vuole la persona a cui stanno pensando quelli della variante, le persone della variante 1 da loro? Parlare. Qui è successo qualcosa, la vedo in due modi, è successo qualcosa di brutto, c'è stato qualcosa di brutto, c'è stato del dolore, del dispiacere, delle discussioni dopo una conversazione o qui comunque c'è il viaggio, quindi comunque c'è un incontro. Dall'altra parte invece potrebbe anche essere che dopo esserci stato del dispiacere si voglia un chiarimento. C'è un forte pensiero di questa persona su ciò che è accaduto. Allora, io qua direi che c'è stato sicuramente un allontanamento di questa persona, o voi vi siete allontanati da questa persona. Comunque, dopo un periodo di solitudine, questa persona ha fatto un po' di chiarezza. Con questa costanza direi che ci ha messo del tempo. Ci sarà un incontro comunque dove in realtà sarà anche qualcosa di bello. Di bello perché mi esce questa carta della fortuna che quindi mi dà l'idea che comunque qualche chiarimento ci possa essere. Non vedo carte di amore, riconciliazione, cose del genere, quindi questo non ve lo posso dire, ma sicuramente questa persona riuscirà in qualche modo a dimostrarvi di avere quali sono stati i suoi ripensamenti. Probabilmente qui ci sarà anche un chiedere scusa di un qualcosa. Cercavo, ce l'abbiamo fatta. Ok, qui comunque sì, ci sono state delle discussioni, qua c'è bisogno di parlare, c'è bisogno di parlare, ma a quattro occhi, niente messaggi, niente cose scritte, qua c'è proprio una comunicazione verbale, fisica. Dopo questo incontro, questa persona si farà capire quali sono le sue motivazioni. Questa persona da voi vuole solamente parlare e chiarire. Questa persona è comunque quanto voi dispiaciuta dell'accaduto. È una persona che comunque ha passato un periodo, vi direi in solitudine,
ma non quella solitudine lontano da persone, quella solitudine interna dove ha fatto un po' di introspezione su di sé. Qui probabilmente c'è anche l'aver parlato con una persona amica, aver parlato con questa persona amica che gli ha fatto evidentemente capire determinati errori. Quindi qui la persona non ha cose negative o cose, qua si ha solamente un bisogno di chiarire dopo un allontanamento dovuto a delle discussioni. Questa persona vuole semplicemente dimostrarvi, che quello che è accaduto, non cambia la persona che è, o come voi l'avete sempre reputata. Questa persona mi esce come gran signore, quindi comunque è una persona fondamentalmente buona. Quindi ciò che è accaduto, secondo me, qua è solamente per quanto doloroso possa essere stato, attenzione, io non voglio dirvi che non vi è successo nulla, che tutto passa, eccetera. Ma qui, per quanto dolorosa possa essere stata questo allontanamento, questa discussione, comunque in realtà è stato solo un gran malinteso da parte di entrambe. Passiamo ora alla variante numero 2, che è l'elastichino azzurro, se non ricordo male, eh? Cioè, voi avete scelto il vostro simbolo. Che cosa vuole da loro la persona a cui pensano i ragazzi e le ragazze della variante 2? Meno male che le mischio davanti a voi. Che cosa vuole da loro una persona a cui pensano le persone della variante 2? Cosa vuole da loro una persona a cui pensano i ragazzi che hanno scelto la variante 2? Allora, qua ci saranno delle notizie probabilmente scritte, messaggi, cose di sto tipo, qualcosa direi più di scritto che non fisico. Questa persona sa di aver commesso un errore. Io qui ci vedo una coppia stabile. Una coppia che durava da tempo, un lungo fidanzamento, un matrimonio, una convivenza. Qui si vorrebbe ritornare ad avere ciò che si aveva. Qua probabilmente c'è stato un tradimento con questa carta della leggerezza, e si vuole comunicare quelli che sono i reali. Il fatto che l'altra persona così importante non era, ecco. Con questa casa del matrimonio, con questa carta del matrimonio, questa carta della casa a fianco alla malinconia, io qua direi che la casa tra la costanza e la malinconia, direi che comunque qui qualcuno ha voluto andare oltre, perché queste due figure guardano lontano dalla casa. Qui comunque si vorrebbe, per quanto difficile possa essere, ricostruire ciò che c'era. Con questa carta dell'ammalato a centro stesa mi dà proprio l'idea, sì, di questa separazione che comunque ha provocato dolore,
prima probabilmente nella parte che è stata tradita e lasciata, ma successivamente è stato anche, è un dolore che sente anche la persona che vi è venuta di nuovo a cercare. Qui si vorrebbe ricostruire di nuovo qualcosa, per quanto possa essere difficile. Io qua, noi abbiamo chiesto solo che cosa vuole la persona di vostro interesse da voi, la persona a cui voi state pensando che cosa vuole da voi, ma non abbiamo chiesto che cosa succederà, quindi la persona a cui voi state pensando vuole ricostruire ciò che c'era. Quindi rimettere in piedi un matrimonio, rimettere insieme la convivenza, rimettere insieme una famiglia, con questa casa e questo matrimonio, secondo me qua c'era qualcosa veramente che durava da lunga data o comunque qualcosa di veramente importante, ufficiale. Direi che qui non stiamo parlando di altro che non proprio di amore. E qua sì. La cosa vi sta, secondo me la notizia c'è cioè un pochino qualcosa vi è già stato detto dall'altra persona e questa cosa vi ha mandato un po' in confusione. Magari faremo un altro video con che decisione prenderò riguardo al problema che mi affligge, però le carte a questa domanda mi hanno risposto in questo modo. Questa persona vuole ritornare ad avere ciò che era suo. In sostanza è questo. Vediamo ora la variante numero 3, che è il pennarello viola. Le persone a cui pensano i ragazzi della variante 3. Che cosa vuole da loro? Le persone delle. Fantastico. Cambiamento, orgoglio e vedovo. Allora, che cosa le persone a cui pensano chi ha scelto la variante 3? Cosa vuole da loro? Le persone che hanno scelto la variante 3, che cosa vuole da loro? Una persona a cui pensano, che ha scelto la variante 3. Cosa vuole da loro? Vuole farvi capire che è una persona che è cambiata. Anche qua direi che c'era una relazione, non vi posso dire se stabile o meno, perché qua direi che tutte le due ipotesi sono aperte. Vuole una riconciliazione, sta male, è una persona che si sente persa, una persona che sa che il suo orgoglio gli ha rovinato la vita. È una persona che vuole dimostrare che è ancora convinta di trovarvi lì dove vi ha lasciate. Una persona che rivuole comunque una riconciliazione e la vuole in maniera diversa, vuole qualcosa di diverso da ciò che c'era. Quindi, nel caso in cui ci fosse stato un fidanzamento, qui vedo una consolidazione del rapporto. Nel caso in cui fosse stata l'amante, vorrebbe una cosa ufficiale, qui a un progredire, cambiamento, riunione, gran signore, la casa comunque ha un fattore di stabilità, la matrice che